Falsa partenza quella del Cagliari che è andata a incorrere in una sconfitta alla prima di campionato, ma soprattutto al di là della sconfitta è stata capace di annullare tutto l'ottimismo che c'era nel merito di questa squadra che sembrava aver superato i difetti di un anno fa quando aveva iniziato il campionato con Rastelli. Il 4-3-1-2 a cui si è ritornati sembrava essere il più solido, almeno quanto si era visto nell'amichevole contro Atletico Madrid e nelle amichevoli precedenti in Turchia, ma anche e soprattutto nella gara di Coppa Italia contro il Palermo. Invece con l'Empoli sono stati manifestati gli stessi difetti, difetti di personalità intanto, perché il Cagliari visto quest'oggi somiglia tanto a quello che non riusciva a giocare bene nelle dirette, contro le dirette concorrenti, in particolare quando ha avuto il match ball della passata stagione, le gare in trasferta contro Sassuolo e Verona. Si è rivisto un Cagliari abulico, incapace di costruire gioco, impreciso nei passaggi, senza la capacità di spinta e di avere idee che potessero fornire contributi validi alla zona d'attacco, e si è rivisto un Cagliari che poi nel suo difetto da tensione ha concesso anche parecchio all'avversario, un avversario tutt'altro che irresistibile, possiamo dire addirittura modesto, che però ha vinto per 2-0 realizzando i gol con Krunic nel primo tempo e nel secondo tempo con Caputo. Quindi c'è molto da lavorare, c'è da lavorare perché comunque i difetti sono sempre gli stessi. Per poter giocare con il 4-3-1-2 devi avere giocatori sì capaci di spingere, ma che devono anche garantire copertura difensiva, e lo possono fare se hanno dei centrocampisti che non attaccano troppo, che non lasciano il difensore solo nell'uno contro uno. Questo è stato patito particolarmente ai giocatori rossoblù nelle chiusure, quando poi sono arrivati i gol. Un gol è arrivato proprio nascendo da un settore esterno dove la sovrapposizione dell'Empoli ha portato al cross Zaic, e l'altro è nato invece nell'uscita con la palla al piede, cosa non riuscita, pallone perso sulla tre quarti, e ancora una volta che è diventato un boccone ghiotto per l'Empoli. Tanto da lavorare, sembrava essere rispetto all'anno scorso un Cagliari con grandi capacità, bisogna aspettare veramente l'inserimento dei nuovi acquisti per capire se possono essere loro la soluzione ai mali della squadra rossoblù, ma intanto incassiamo una sconfitta in uno scontro diretto e sono queste le gare che poi alla fine faranno la differenza. Lo abbiamo visto nella passata stagione, perché poi quando sono stati fatti i conteggi ci si è resi conto che soprattutto le gare con le diete concorrenti sono quelle che potevano fare la differenza per potersi salvare. Quindi incassiamo questo, è solo la prima di campionato, guardiamo con fiducia in avanti, ma con la dovuta concretezza, senza illuderci che tutto sia superato e soprattutto che bastava un colpo di spugna per risolvere tutti i problemi.